Italia, a tutto il team Young Italy Unipolsai, forza ragazzi che dovete ancora gareggiare, io faccio il tipo per voi. Ciao! Oggi la giornata comincia così, con il saluto di Carlotta Ferlito al team Young Italy, i ragazzi su cui Unipolsai già 2 anni fa ha scommesso per arrivare alle Olimpiadi. Un istante dopo arrivano Marco Di Costanzo e Giovanni Abbagnale, medaglie di bronzo nel due senza. Allora io intanto devo dire che siete troppo alti per me, quindi già mi trovo non a mio agio. Lui è alto. Io? Basso. Molto bene, perfetto. Siamo già amici, ragazzi. No, intanto complimenti, siete stati fantastici. Grazie, bravi, grazie. Bravi davvero. Sì. Voi ovviamente, portandovi a casa questa medaglia meravigliosa, la prima cosa proprio che vi è venuta in mente? No, io ho baciato il Cristo perché... Ah sì, perché eravate lì sotto. Ho ringraziato per tutto, grazie, sapevo se ci arrivavo in fondo. Più che il Cristo, a fine gara ho visto la Madonna, non ce la facevo più. Siete i numeri uno, grazie davvero. In casa Italia la vita scorre veloce e per stare dietro a tutto non c'è mai il tempo di uscire, di scoprire il Brasile, di vivere la cultura carioca, anche nel cibo. Ma sai che c'è? Oggi mangio brasiliano. E per scoprire cosa si mangia da queste parti, partiamo semplici. Niente ristoranti. Cominciamo dallo street food. La pannocchia! Ma che bello il mio amico che mi dà la pannocchia. Oh, un classicone. Gli diamo un giro in quella acquetta lì, bella delicata, salsa. Bene. Ah, salsa. È buona? Vado, mangio? Sì. E poi c'è la frutta secca, quella che conosci e quella che no. Allora, frutta secca diciamo a dispenser, puoi prenderne quanta ne vuoi e quella che vuoi. Il problema è capire quanta ne riconosci. Noccioline, arachidi, non lo so. Le cose di goji, quelle che tutte le shura a Milano vogliono il goji. Per il resto non ne ho la più pallida idea. Ok, prendiamo l'empadas, che è un tortino tipico di Rio de Janeiro, e per assaggiarlo andiamo nel miglior ristorante della città. Eccoci qua, vedi com'è tutto allestito bene? Vado. Oh, ma questo è buonissimo. Por favor, una coscigna. Grazie. La coscigna. Ecco che arriva. Ah, grazie, ma è questa. Ah, ma è un panzerottino alla fine. Brasile, cosa fai? Non puoi non venire in una churrascheria. Ed eccola, la carne. Buona, eccezionale, gustosa. Ma soprattutto... troppa. Vabbè, la più famosa, la picanha. Picanha. La picanha spacca. La base della cucina brasiliana di tutti i giorni, tranne che del sabato e della domenica, è riso e fagioli. E l'altra roba che fanno classica è questa cosa con la cipolla, che ha un nome impronunciabile, che spinge, diciamo. Non so quanto limonino qua in Brasile, però ci vorrebbe da bere. Ecco fatto. Succo di che? E poi un grande classico, la polpetta come da noi. La polpetta sa come di... cioè non... di... E per finire con la cosa più classica, l'agua de coco. Preparazione, tac, e bevo. Agua de coco, e sai cosa bevi? Questa è buona, segnala che magari la registriamo. Che... La cucina brasiliana, eccellente, sotto tutti i punti di vista. Certo che però, a casa Italia, c'è Davide Oldani. Maccarone, tu mi hai provocato e mo te distruggo. Buono.